Ciao brava gente, Gigio dove vai? Vieni, devi salutare prima. Vedi sta bella, sì. Vi faccio salutare dai miei cagnetti, Gigio, salta su, bravo Gigio. E questa è Medita. Adesso parliamo del motivo vero di questo video, ok? Allora, oggi parliamo del tipo di affilatura, quindi, allora, come si è già visto in più video e finché ce n'è, allora i coltelli puoi usare delle pietre che vanno a una grana finissima per fare un filo a rasoio, si dice, quello che ti fa i peli. Ci sono secondo me tre macro categorie di tipo di affilatura. C'è l'affilatura per gli utensili che battono, c'è l'affilatura, a parte le seghe, io parlo di coltelli di rame, c'è l'affilatura di coltelli che tagliano con un movimento che striscia oltre a spingere, e poi c'è l'affilatura, quella a rasoio, che lavora semplicemente spingendo. Allora, quella, adesso vi dico riguardo a questo coltello, poi facciamo un mezzo discorso. Questo coltello, come potete vedere, non taglia, o comunque non taglissima, cioè se fosse appena affilato a quest'ora me l'ho fatto la mano a brandelli. Però parrebbe che taglia. Come mai? Cioè, questa è una bella domanda. Allora, ve lo dico alla buona, come faccio di solito, perché i miei video a livello di concetto voglio che arrivano a tutti, e poi perché almeno non me la devo menare cercando di imparare paroloni quando per caso non li so. Ok? Questa non è una camicia, uno straccio. Allora, come ho già detto nel video che metto qua dell'affilatura, usando il carborundum, che è una grana intermedia tra questa, che è proprio, cioè, potreste spiegarlo sulla pietra di fiume, quasi, e questa, che è una pietra che ha innanzitutto due lati, e col lato più fine permette di fare l'affilatura a rasoio. Questo sta nel mezzo e mi dà un tipo di filo, come avevo già detto. Adesso abbasso un po' il riquadro sperando che si veda. Allora, mi dà un tipo di filo non dritto, liscio, come quello a rasoio, ma mi lascia una mini crest, una mini seghettatura sulla punta. Ok? Ovviamente non solo su questo, a livello microscopico, non solo sulla punta, ma ovviamente anche sui fianchi, nella zona in cui vado a toccare con questa pietra. Questo coltello qua in questo momento non taglia così, ma se prendo la carta riesco a tagliarla per due motivi. Il suo grado di usura praticamente ha spianato questa micro seghettatura che c'è sulla punta, però è ancora presente questa graffiatura sui fianchi, che è quella che in realtà permette, insieme al profilo di taglio, il taglio della carta in questo modo qua. Ok, quindi se io provo a tagliare cose per le quali devo usare un movimento tipo sega, riesco. Ok, anche se poi la tentazione è quella di spingere, perché il profilo è quello corretto. Quindi il primo aspetto di questa lama, di come ho affilato questa lama, il primo ragionamento di cui ho tenuto conto per affilare questa lama, è che fosse durevole. Quindi adesso la seghettatura in punta è spianata, quella sui fianchi no. Se io faccio un movimento a sega spingendo, ovviamente anche sulla mano lo farebbe, arriva ad un certo punto in cui il materiale che devo piegare, che devo tagliare, si piega, va ad aderire ai fianchi che sono graffiati. Questo movimento separa il materiale. Dopo la cosa va avanti secondo quest'altro concetto, che sulle cose morbide è vero e non vero, semplicemente è un profilo favorevole per tagliare. Ma ve lo spiego sul legno, che il concetto è più chiaro. Dunque, mettiamo che io devo spaccare questo, ok? Allora, usiamo il ranger grid, che fa figo per indicare. Il profilo corretto qua, qual è? Quello che dura più colpi possibile e apre più volentieri possibile. Quindi, vediamolo disegnato. Non è un filo rasoio, la seghettatura è quasi ininfluente, questa seghettatura sulla punta, quasi ininfluente. Non deve essere una roba che sembra un rastrello per tirare l'erba, però lì non è importante, perché se è fatto bene il fianco di questa affilatura, la punta lavorerà solo in ingresso al materiale. E ora vi dico perché. Gli utensili da taglio che lavorano a colpi, che battono, devono fare così. Questo è il pezzo di legno, queste sono le fibre. La punta, quando va, deve essere abbastanza stretta da riuscire a separare due fibre.
Però dopo entrata, anche solo un centimetro, anzi, ma neanche un centimetro, dopo qualche millimetro dall'ingresso, prima possibile ovviamente, la punta, vista più in grande, deve smettere di lavorare, perché le fibre si stortano ad aprirsi in modo naturale e vanno a lavorare sul fianco, quindi è il fianco poi che lavora in questo tipo di utensile. Ma questo concetto lo si può portare ovunque, anche qua quel concetto lì non servirà per non far lavorare la punta, perché quando spingi in un pomodoro ad esempio la punta lavora, anche qua che spingi nella pelle la punta lavora. Però cosa succede? Che sulla mia mano, facciamo così, questa è la mia mano, io se non spingo oltre un certo livello la mia punta, lei non taglia la mia pelle, perché siamo nella zona spianata. Però se io faccio in modo che la pelle della mia mano aderisce qua, perché si deforma, ok, sotto spinta della lama, si chiude e tocca nei fianchi, in quel momento lì sì che la mia lama taglia ancora e mi vado a far male. Tutto questo ambaradan di parole, perché? Per dire due dei concetti fondamentali quando vai ad affilare qualcosa. L'angolo deve essere giusto, il profilo del taglio, sia per gli strumenti, da legna, quelli a battere, soprattutto quelli, perché se fate a caso li usiamo un sacco e non si smorano mai. Perché non si smorano? Perché la punta lavora per 2 mm, dopodiché lavorano i fianchi. A meno che non prendi qualcosa battendo. Su coltelli invece che servono a livello quotidiano, adesso vi dico come faccio a prendere il grado di finitura della punta, l'ho già detto. Sui Victorinox ho visto che sia con queste lame qua che con quelle della serie da 91, io più piccoli non ne ho, mi sono accorto che l'angolo che fa lavorare benissimo, se io filo col carborundum, perché sfrutta molto bene questo concetto, lo ottieni copiando la lama, alzando leggermente, ok? Non so, alzerai di 5 gradi dalla lama. Su un Victorinox originale, affilare con quest'angolo significa non affilare sulla punta, quindi vuol dire che originale è più aperto. Poi magari faremo un video dedicato con i vari angoli, adesso non lo so. Adesso volevo parlarvi di questo. Per i meno, quelli che hanno un po' meno manualità, un po' meno esperienza, un consiglio che posso dare: quando vai ad affilare, metti uno scotch qui, lasciando, non so, 3-4 mm dal filo di metallo, però il resto coprilo con lo scotch, di qua e di qua. Questo permette che ti puoi abbassare parecchio senza il rischio di andare a legare la lama. Ovvio che se sei in outdoor, io ho questo coltello qua, la pietra è quella che ho sempre dietro, e questo mi è capitato di affilarlo e ho tallonato. Quindi magari in un prossimo video vediamo la lucidatura, che però non mi piace, la vedremo in un punto della lama al massimo, però vi dico anche poi perché non mi piace, preferisco le righe, o comunque trattarle in un altro modo. Allora, copio, poi il movimento qual è? Quello migliore è circolare, ok? Questo oppure questo. Avanti e indietro. Puoi anche fare così, perché quando si tratta di togliere materiale poco importa. Il discorso qual è? Quello di quando vai a finire il filo per l'ultima volta, l'ultimo passaggio lo devi fare con il movimento corretto, quindi questo in realtà. Anzi, io il mio che ho trovato, che mi piace, mi trovo bene, è a spinta da questa parte, perché non mi faccio male, vado a battere con la mano, e qui faccio un pochettino più d'attenzione e chiudo. Perché faccio così? Se fai un filo rasoio, adesso torniamo al filo rasoio. Filo rasoio è liscio, deve tagliare a spinta, quindi praticamente lì deve essere perfetto sia il fianco che la punta. Però, perché faccio così? Facciamo conto che la mia lama è questa, ok? Quando fai un filo rasoio, affili verso il fuori, praticamente sempre, cioè nella parte finale. Fai fare questa bavetta, no? L'ultimo passaggio lascerà una bavetta molto ingrandita qua, che è il motivo per il quale poi si usa la coramella. Adesso la ipotizziamo con la mano. Quindi facendo così, cosa fai? Questa bavetta la pieghi una volta di là, una volta di qua, una volta di là, una volta di qua, fino a quando si rompe ti lascia una punta bella precisa, che è quella rasoio. Diversamente da come si fa per il rasoio, a me piace fare che da una parte faccio a tirare fuori il materiale, dall'altra lo faccio spingere, quindi questa qui in realtà non la vado a rompere lasciando un... spero che il gesto sia stato chiaro, ok, nel microscopico intendo.
Io la vado a piegare, quindi si romperà perché si piega, però mi dà la sensazione che facendo questo tipo di piegatura, no? E poi si rompe, ovviamente siamo nel molto piccolo qui, riesco ad avere comunque una punta sufficientemente stretta da penetrare anche a spinta volentieri. Difatti i peli non è che non li tagli con la filatura col carburundi, però non hai la sensazione quella del rasoio. Però facendo così ho una punta abbastanza stretta che mi diventa letale se io sfrego, non so per quale motivo, cioè veramente è il filo che adoro di più di tutti, ne ho provati prima di trovare la mia quadra, quello che mi piaceva. E niente, quindi il motivo che faccio a spinta in fuori e in dentro sulla punta è così. Il motivo che ho scelto la pietra ormai l'avete visto, vediamo se riesco a farvi salutare ancora dei cani perché si sono dati, si sono dileguati. Gigio, medita! Vieni qua Gigio, bello, vieni qua, fatti vedere che sei bello, bravo, tutto fatto. E medita la morosa dove l'hai messa, eh? Guarda lì, guarda lì, guarda lì che c'è, ciao, ciao, ciao ragazzi, andiamo fuori, bello, andiamo fuori. Thank you.